In diretta su Radio Fantasy. Radio Fantasy. La radio a pezzi. Quindi io non potrei mai farlo, insomma. Ma dipende quanti mojito hai bevuto prima. Dipende, attenzione, perché se bevono oltre i 10 sono capace di far buca. Io dentro. Ogni tanto lo metti dentro anche tu. No, ascolta, dopo i 6, mamma mia. Allora c'è il telefono che squilla. Allora, sempre al telefono sta trasmissione. Sempre al telefono. Sentiamo un po' chi ha il telefono. Pronto? 4 4 4 5 5 5. Serse Cosmi, buonasera. Buonasera. Pronto, chi allora, che parla? Siccome Serse Cosmi si sta rilassando, gli facciamo un pronto, applauso. Chi cazzo è che parla? Applauso, Serse Cosmi, la radio a pezzi. Buongiorno. Non mi devo incazzare. Buongiorno. Buono. Pronto. Allora ricordiamo Serse Cosmi, noto allenatore di calcio. Insomma, un motivatore dei suoi ragazzi, ricordiamolo. Innanzitutto, buonasera. Buonasera. Effettivamente, io sono il motivatore numero uno per eccellenza nel panorama calcistico italiano. Quando però va via dalla squadra, cioè il Palermo. Ma da che quando... cazzo ho detto? No, non mi devo incazzare. Scusi. Da quando al Palermo? No, parliamo. Da quando al Palermo è ritornato Delio Rossi, ha cominciato a rivincere il Palermo. Ma il pari con il Milan perché? E poi adesso con la Roma ha vinto. Adesso le spiego. Sì. Io ho motivato talmente tanto bene questi giocatori che come sono andato via hanno iniziato a vincere. Vabbè, cioè, non so se mi spiego. Ma vabbè, ma scusa adesso. Ah, quindi lei non è del signor Rossi, ma è del sottoscritto Serse Cosmi. Quindi lei è un allenatore a scoppio ritardato. Non fa un cazzo ridere questa battuta. Comunque okay. Tralasciando ambito Palermo, che si vede comunque il mio lavoro adesso che ho fatto, perché il Palermo ha vinto contro la Roma. Sì, ha pareggiato col Milan, certo. Ma soprattutto, come lei ben sa, io il prossimo anno sostituirò Leonardo. No, addirittura, cioè, perché come mai? Infatti l'Inter sta cominciando a vincere. Non proprio forza, tanto, c'è comunque la mano del sottoscritto dietro. Vabbè, non è che abbia vinto stravinto nelle ultime partite, tra l'altro, Ma ci vuole tempo, come col Palermo è effetto ritardato, anche con l'Inter. Adesso però io tra sto po' motivando i giocatori. È finito il campionato tra poco, però io non lo so più cosa dire. A questo punto chiudo la telefonata perché allora mi fa le domande e si dà la risposta. No, scusi. Serse, abbiamo con noi Teo che è un noto. Buonasera, è un commentatore di calcio. No, è un giocatore di golf. E allora che cazzo me lo presenta a fare? Mi scusi. Scusa, vabbè. Oh, Serse, fai cagare. Scusi, come allenatore di calcio fai proprio schifo. Signor Teo, lei non sa che io col grande Perugia ho lanciato gente come Liverani, Materazzi. Ma come chi? E chi sono? Ma come chi sono? Materazzi, quello che ha vinto tutto! Vabbè, neanche Maldini ha vinto così tanto! Ferma! No, è vero, caro signor Pezzi, Materazzi ha vinto il mondiale che Maldini non ha mai vinto. E Materazzi è un mio allievo! E siccome è un bravissimo ragazzo, insomma, stai parlando bene da me, perché è un po' troppo buono ogni tanto. Sì, addirittura! È un po' troppo buono. Allora, insomma, io adesso per rilassarmi un attimino, che sennò mi incazzo sempre, sono andato a giocare a golf. Ah, bene. Lei conosce il golf, no? Quello con le mazze. Certo, quello che si fa buca. Sono tante mazze, no? Sì, ti ricordo. Sa cosa servono le mazze? Sì, bisogna prendere, colpire la pallina e bisogna buttarla dentro il buco, no? Bene, non capisci un cazzo! Ma scusa, allora adesso le spiego. C'è il legno, il ferro 6, il ferro 7, c'è un po' di tutto. Ogni mazza serve, tipo il ferro 8 serve per spaccare la gamba quando uno mi sbaglia il cross. Ma scusa, Teo, il ferro 8 cosa serve? Per spaccarlo sugli alberi quando ti incazzi. Ok, vedete che ho ragione, cazzo. Le avevo detto io che quelli di ferro, cioè, sono specifici. Meno parolacce che Venerdì Santo. Sì, no, scusi, anche perché io sto facendo scuola per non arrabbiarmi. Appunto, quindi, incazzato. Scusa. Allora, il legno invece serve per spezzare il braccio. Ma dai. Oppure per spaccare la testa. Ma scusa. Ma però io non mi incazzo più. Incazzo solo per due motivi. Sentiamo. Quando mi sbagliano i cross. Il cross. E quando mi sbagliano lo stop. C'è lo stop, ricordiamolo. No, adesso, cazzo qua Materazzi, ho già spaccato 5-6 mazze da gol. Perché non riesco a prendere la pallina. Sentiamo allora, un po'. Allora, dato che sono buono e non posso fare niente, se no succede di tutto di più. Allora, Materazzi, già che sei qua, fammi un bel cross con questa pallina da golf. Sentiamo un po'. Ma con la pallina da golf, ma... Ma allenatore, ma dai, insomma. Ma siamo Materazzi, dai, questo è! Cazzo di cross! Vabbè. Andiamo, dai. Cazzo, ha fatto il cross e l'ha fatto bene. Non posso spezzare la gamba. E allora le facciamo gli auguri dalla radio a pezzi, caro Cosmi. Spezzerò la gamba al Caddy, quello che porta le mazze. Va bene. Ma mi scusi, ma io sapevo che il Caddy era dal Volkswagen. Bene, dopo questa spezzo la gamba a Materazzi.
perso i Cosmi. Andiamo con la musica. Arrivederci, signor Pezzi. Arrivederci. Buon Radio a Pezzi. Pezzi. Su Radio Fantasy.